La cantiga 300 vediamo una coppia molto interessante. Un uomo suona un grosso aerofono che a prima vista potrebbe sembrare un corno, ma a ben vedere dall'imboccatura e dalla presenza di numerosi fori digitali fa propendere più per un canneggio a doppia ancia, ciò che in Italia chiameremo ciaramella o piffero, mentre gli inglesi lo chiamano Shom. Al suo fianco invece vi è una donna con in mano un tamburo a forma di calice, ciò che in Nord Africa e non solo viene generalmente denominato darbuka. Almeno sembra proprio lei. La coppiata dei due strumenti rimanda immediatamente al mondo arabo musulmano.